No, ma poi il giocatore che già con la nazionale croata ci ha giocato a livello nazionale importante, però insomma io quando penso alla Juventus penso sempre alla fisicità, per cui per me un Lichtsteiner di 22 anni che ha sicuramente meno piedi di questi due, meno anche offensività forse, ma è un giocatore, è un treno in corsa, ecco, per me la Juve ha bisogno di quel tipo di giocatore, di un Maicon, di un Maicon di 22-23 anni, cercherei un giocatore prima ancora di questi due. Certamente il Bersalico e il Dittmer sono due soluzioni interessanti. Nel mezzo prendo Benatia sicuro, Bernardo, sono sicuro, vale. Tutte queste storie col Bayern per Coman, ma non è un po' bollito? No, è giovane ancora. È buono? È buono, sì. Poi glielo mette accanto a Bonucci. Sì. No, Benatia è perfetto. Poi ci vorrebbe, non lo so, a me mi garba Andre Gomes, io voglio Andre Gomes, Bernardo. Quello è il giocatore che la Juve deve mettere in mezzo al campo. Ecco, l'ho già trovato. Uno così è la perfezione. Un ragazzo giovanissimo, c'ha tutto. Io l'ho visto, ho guardato Barcellona-Valencia, no? Cioè è uno anche di carattere, proprio non ha paura. Accidenti. Ah. Andata a raccattare un pallone nella rete, non so che è successo, un parapiglia che sono andato addosso, un paio di giocatori di Barcellona, se non ti devo andare le mani, si mangia. sì, è vero, è vero. No, ma però vedi, certe volte nel calcio, ora lui c'ha Jorge Mendes, c'è un giocatore che è in un'orbita complicatissima, perché di centrocampisti in questo momento ce n'è pochi, e con tutto il mercato che farà City, Paris Saint-Germain, United, Mourinho, tutto, sì. Io faccio fatica a pensare che Andre Gomes possa rientrare in un contesto Juve. Però il Benfica venne a fare 2 anni fa una semifinale, mi sembra, semifinale d'Europa League. Questo bambino aveva 19 anni, 20 forse, fece una partita a Torino. Per me non deve uscire dallo stadio un giocatore di genere. Non deve uscire dallo stadio, fino a che non tu mi firmi il contratto. Cioè ci sono dei giocatori che proprio hanno un tale profilo meraviglioso, proprio del calciatore di livello assoluto. Trovo assurdo sempre aspettare di arrivare a questo. C'è un giocatore che la Juve ha non bloccato, ha comprato, che è questo Mandragora, sì. Che è un 97 e che è un giocatore per me formidabile. Questo diventerà un grande giocatore. Certamente non è un giocatore di passo, non ha il passo, è un redondo, è un giocatore, un grande fisico, grande piede morbido, sinistro, grande visione di gioco, veramente meraviglioso per me questo ragazzo, giovanissimo, che ha 19 anni, questo rischia di essere il perno centrale della Juventus del futuro, per cui alla fine forse devi lavorare più sulle mezze aree, certamente ragazzi, l'altro giorno ragionavo, ma Pogba è un 93, A Pogba, ma poi ora mi sembra che abbia fatto il saltino definitivo, cioè da ora ha anche continuità, ora è un mese e mezzo che sta giocando alla grande. No, ma è proprio questo, si è proprio innamorato della Juventus, io lo vedo proprio un uomo che si è proprio dato alla Juventus, io pensavo succedesse il contrario, o forse era un po' successo il contrario nei primi mesi di questa stagione. Io ho sempre ritenuto che questo ragazzo avesse chiuso l'operazione con il Barcellona l'anno scorso, il Barcellona aveva il mercato bloccato, non poteva operare, per me l'operazione l'hanno già fatta, io questa cosa a me dalla testa non me la togliete, però insomma quello che Pogba sta facendo mi sta facendo un po' pensare, mi sta facendo venire dei dubbi, io mi chiedo come una squadra come il Barcellona che oggi metà campo gioca con Iniesta, che è un giocatore ormai al 50%, con Rakitic, che non è un giocatore da Barcellona. Rakitic, un altro da playlist del discorso che si faceva prima. Un altro da playlist dell'argomento di prima, Rakitic, sì. E gli omosessuali? Sì, Rakitic ci scommetterei, sì. Ah. Sono sicuro. E poi chi c'ha? Che è un giocatore che a me non mi è mai piaciuto, io riconosco che è un palo della luce, l'ha messo in mezzo,
lui non sbaglia un passaggio dai 2001 forse, e per cui è un riferimento lì, messo lì, praticamente veramente forte. Però io un giocatore che mi faccio no, riesco, per me loro hanno pigliato Berratti, Pogba, sì, questa sì, gente qui, tanto sì, loro piglieranno questa gente qui, per cui per me c'è un giocatore come Pogba che ha 23 anni, un po' non andare Barcellona, a metà campo deve comprare giocatori, e non vedo come questo, per cui, però va sottolineato che questo ragazzo alla Juve sta dando veramente tanto, Pogba dà veramente tanto. Però Bernardo ha Don Vito Corleone come procuratore. Come fa uno che ha Raiola come procuratore a un andar via? Questo vuol vendere la gente. Io penso che questo sia invece uno di quei giocatori con una grande personalità che non si fa tanto cicillare da Raiola. Raiola non sono nemmeno d'accordo e vuol vendere. Raiola certamente è uno che fa il mestiere, può guadagnare tutto quanto, i procuratori certamente, però Raiola è uno che insomma per me è veramente bravo, per cui, ma non lo vedo neanche uno speculatore nei confronti dei propri ragazzi. Io i giocatori di Guardiola, di Raiola parlano tutti in maniera straordinaria, sputtano il fuoco per loro. E non lo vedo uno che vorrebbe portare via Pogba a tutti i costi, c'è anche più bisogno, ma non sa più nemmeno dove mettere i soldi, cioè divida la Juve i soldi, ma cioè la Juve, cioè da quello che so, e qui vengo verso di te, io so che Raiola c'ha il 20% della rivendita di Pogba, sono soldi suoi, per cui fai te cosa può guadagnare questo, però lui è anche uno che poi va dalla Juve e gli dice: sono belli miei, io 100 milioni, 20 sono miei, va bene, il ragazzo resta qui, però io non, 20 no, ma 10 li voglio ripigliare, per cui a lui gli date 8 milioni l'anno, mi date 6 milioni di commissione a me, mi pagate le procure a me, per, cioè caso funzionale. Però questo è un giocatore che secondo me la Juve ce l'ha nel cuore, però è inutile quando poi si fa i nomi di due società, perché secondo me il giocatore va in tilt, il giocatore moderno, con Barcellona e Real Madrid, non c'è City, Bayern, United, solo quelle due veramente, secondo me, di accechi. Per me Barcellona è il giocatore lì, se lo fa scappare, mi sbaglierò. Senti, un tifoso viola ci scrive, e così svoltiamo e entriamo nel terreno amico. Nelle cose serie. Non mi piace sentir parlare della tragica possibilità che la Juve festeggi lo scudetto a Firenze. Vogliamo crescere una volta per tutte? No, io ultimamente sono molto deluso, ti dico la verità. Sono molto deluso dalla mentalità fiorentina, proprio. Mentalità anche della gente. Mi sembra che noi ci portiamo dietro davvero un aspetto legato al provincialismo che con grande rammarico devo sottolineare, perché proprio vedo come reagisce la gente, come reagiscono anche nella società, no? Cioè non forse bisogna riconoscere che siamo di una grandezza enorme per certi aspetti, perché siamo magici, ma per altri ancora non ci siamo proprio. E questo è un altro aspetto che ci caratterizza, cioè non, a me se la Juve viene a festeggiare lo scudetto a Firenze naturalmente mi farebbe incazzare proprio, perché non potrei accettare vedere il gruppone bianco-nero che festeggia, salta champagne in mezzo ai cavalli, però è calcio. Io in questo sono talvolta anche criticato per il mio atteggiamento, io amo lo sport. Per cui per me comunque sport è anche la Juve festeggia lo scudetto a Firenze, a me non me ne frega meno di nulla per certi aspetti. E invece rimanere sempre legato a queste situazioni poi dopo fa perdere anche la convinzione di quella che è una realtà che invece dovrebbe vederci impegnati a crescere noi più che pensare a quelle fantasie. Ecco, però ti dico, è vero questa cosa proprio che dici, ma io mi ricordo quando ero ragazzo, ma anche quando ero già omino, se un giocatore a Firenze faceva delle partite come ho visto fare a Babacar in questo periodo, i fiorentini si incazzavano, e poi tu ci andavi meno a,
allo IAB a ballare un giro, a farti vedere, perché cioè, uno che si trascina per il campo, che non si impegna, non rincorre un pallone, Fiorentini si incalzavano pesantemente. Ora invece sembra, è tutto, non so, è proprio tutto. Va bene tutto perché ti raccontano le novelle, diventano accecce, tranquilli, si farà qui, si farà là, però non vogliamo casini, se no lasciamo la violenza, le cose, la gente diventa una roba. Io guardavo anche dei filmati prima di Juventus Fiorentina di 15-20 anni fa, ma c'è della gente di 60 anni e sono andata neanche qua a Maradona, da Zoff, non ce n'è per nessuno, non ce n'era proprio per nessuno. Oggi è diventata una roba, una mentalità che non mi piace, non ce l'hanno proprio importata loro. È un calcio, il calcio non fa per queste persone lì, è inutile, voglia venire a dire noi, la prima cosa hanno fallito in maniera lavorosa, i tappeti viola, i fair play, i Il terzo cartellini tempo, viola, sì. il terzo tempo, tutte queste cazzate, cioè, tutte cose apprezzabili, ma che ti viene a dare esempi, messaggi, ma dove pensi di essere? Cioè, non ce la farai mai, hai battuto delle grandi musate, hai ottenuto le volevi, ritirati, vai via, basta, chiuso, cioè, io la vedo così, non mi piace, per me il calcio è senza barriere, assolutamente, responsabilizzare i tifosi, condannare i tifosi se fanno del casino, però no, una proprietà di questo tipo a me si rivolta lo stomaco. Sì, perché cioè, la Fiorentina è sempre stata una squadra sanguigna, insomma, vincere a Ma che Firenze è stai sempre stato un scherzando? casino. Ora, Ma ti boh. stai scherzando? Ma ieri l'altro sono andato a vedere Fiorentina Juve Primavera. Hanno vinto 3-1 la Juve, sembrava fosse un amichevole di precampionato, cioè, ma non, no, via, c'è quasi uno stato, quasi come arresa la gente, quasi come arresa di fronte a questa famiglia, e se vanno via loro non si va a finire, no, Hanno fatto lavaggio del veramente. cervello, eh? Sotto l'aspetto hai voglia te, poi hanno dato un paio di centinaia di Dasco. La curva praticamente ormai c'hai il binocolo piantato sulla fronte, anzi la cosa fai, ti portano via, ti denunciano, ti mandano 8 anni a firmare. Questo va detto, cioè che la gente sa, io una volta andai a vedere Fiorentina-Roma di Europa League l'anno scorso, un mio amico in tribuna, partì un bicchiere di plastica con della birra dentro in campo, è venuto fuori un casino che io mi sono perso praticamente tutto il resto della partita. Per difendere sto mio amico che tra l'altro non l'aveva tirato nemmeno lui, ma fra guardie di finanza, polizia, carabinieri, steward, non hai idea che hanno combinato essi per questo bicchiere di birra, cioè ma veramente basta, no, ma una roba pesantissima, voglio dire, lanciarsi una bottiglia di acqua addosso a qualcuno, è arrivato degli schizzi di birra in campo, va bene, ok, sì, pigliagli il documento, pigliagli il nome, fai che tu vuoi. Hanno fatto un pandemonio e te non te ne puoi nemmeno rendere conto sotto la tribuna, non se lo vedono. È proprio, io poi sono uno che per me educare le persone si educano responsabilizzandole. Cioè, te togli tutto, barriere, non dai, fai un culo così al primo che sbaglia, certamente, metti delle leggi precise ma che si rispettino, che la gente sappia che se sbaglia 48 ore dopo c'è la condanna, punto, come Sì, fate in Inghilterra. esatto. Questo è il modo di fare. E la gente smette, fida. Poi, se gli ultras, se un gruppo di quelli più esagitati si vogliono picchiare fuori, fanno picchiare, non c'è problema. Poi dopo arriva la polizia, ti pigliano, ti portano via. E quando un tifoso si rende conto che c'è una giustizia efficiente, che opera in maniera rapida, e concreta, non si preoccupare, la gente cambia l'educazione subito, è così, si fa così, non è che gli inglesi sono diversi da noi perché chissà perché. No, In no. Inghilterra un mio amico a Liverpool ha acceso una sigaretta, l'hanno preso per il collo e l'hanno volato fuori allo stadio, mancava un'ora all'inizio della partita, c'era lo stadio vuoto, vuoto, e chi l'ha più rivisto questo? Fatto sparire fuori, fuori di lì, Mamma mia. così. È così, io guarda, vedi, l'esempio che porto sempre io. Andai col mio nipotino a Londra a vedere Chelsea-Napoli, ottavo di finale di Champions Sì. Sì. League. Che giocò anche bene C'era. il Napoli, no? Cosa? Fece anche una bella partita il Napoli, no?
bellissima, andò a supplementari, tutto, sì. È una grande gara.